Buongiorno, la Scuola Superiore di Statistica ed Analisi Economiche dell'Istat avvia oggi 3 ottobre con Estella B. Dagum un ciclo di Lectio Magistralis che vedrà la presenza di personalità illustri del mondo scientifico internazionale qui all'Istituto. La professoressa Dagum è uno dei massimi esperti internazionali di analisi di serie storiche ed è autrice di studi econometrici di grande rilevanza per la stima di dati destagionalizzati, come X11 Arima e X12 Arima, che sono utilizzati dalla maggior parte degli istituti nazionali di statistica del mondo. La professoressa li ha sviluppati nel suo periodo di lavoro come direttore del Dipartimento di Ricerca e analisi sulle serie storiche presso Statistics Canada. Estella B. Dagum è stata la prima donna a conseguire il PhD in scienze economiche all'Università Nazionale di Cordova alla giovane età di 24 anni e dal 1998 è titolare per chiara fama di una cattedra presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna. Allora, buongiorno. A questo punto chiediamo concretamente alla professoressa per cosa ci può aiutare l'attività di studio delle serie storiche e delle previsioni e perché è importante avere delle serie storiche lunghe. Io credo che le serie storiche ci danno il movimento del comportamento attraverso il tempo di questi indicatori economici e sociali. Diciamo, se io vi do un dato, quello di questo mese, sarebbe darle una fotografia. Invece, quando lei vede la serie storica, vede il suo movimento attraverso il tempo, è come vedere il film di questi dati e il suo comportamento. Bene. Uno dei compiti dei modelli econometrici è quello delle previsioni. Come valuta gli sviluppi recenti di questi modelli connessi con gli indicatori composti che possano segnalare in anticipo i movimenti del ciclo economico? Veramente i modelli econometrici non sono così buoni per la previsione. Sono stati piuttosto i modelli che si chiamano Arima o Sarima, quello che hanno fatto dei grandi avanzi per le previsioni, perché i modelli econometrici coinvolgono una grande quantità di variabili e di parametri, sono piuttosto per spiegare qual sia la situazione che per prevedere qual sia la situazione. Adesso. E quindi per prevedere la situazione? Sì, per prevedere la situazione questi componenti, diciamo, questi elementi indicatori socio-economici ci sono quelli che vi aiutano se lei riesce a avere una misura a tempo reale di qual sia il trend e il ciclo a quel momento per fare le previsioni future. Per il futuro. Grazie. Quali sono le prospettive future di studio sui modelli per la destagionalizzazione dei dati? Io penso che non ci sono tanti studi adesso sulla destagionalizzazione, ci sono dei cambiamenti che sono stati fatti per il Bureau of the Census, soprattutto perché utilizzano due metodi per fare questa destagionalizzazione, quello che noi diciamo che non è parametrico, non parametrico, che era quello del X11 e dopo X11 Arima, X12 Arima, X13, e poi il parametrico che è basato sulla scomposizione di questo modello che si chiamano Arima o Sarima e di là si trova qual sia la componente stagionale, qual la tendenza ciclo, qual la componente irregolare. Ma non ci sono tanti studi sulla destagionalizzazione delle serie, non c'è più tanti studi come prima. Negli ultimi anni si sono diffusi dati che provengono da molte fonti diverse ed eterogenee rispetto alle fonti tradizionali. In particolare ci riferiamo alle interazioni che le persone, gli individui hanno attraverso gli strumenti offerti dalla tecnologia e dalla rete. Secondo lei è possibile sfruttare, utilizzare questi dati per integrare o addirittura per sostituire la produzione di serie storiche di carattere sociale ed economico e aumentare in questo modo la precisione di stime e previsioni? Questi dati non possono mai sostituire i dati delle serie storiche che sono fatti per gli istituti statistici, perché questi dati non hanno la, come si può dire,
la confidenza, l'affidabilità che ha tutto dato che è generato attraverso un istituto, ma senza dubbio che loro aiutano, contribuiscono integrati con le serie storiche per un migliore uso anche dell'informazione che loro possono generare, ma non possono mai sostituire i dati che sono stati generati storicamente attraverso queste serie temporali. Quindi come potremmo integrarli, questo tipo di dati, in maniera metodologicamente corretta, a suo parere? Non ho idea, ancora non ho idea, perché c'è una gran quantità di loro e forse sarà sempre attraverso dei modelli, in questo caso sarà attraverso dei modelli che tengono in conto l'informazione che viene da questi dati e scaricarla insieme a quelle delle serie storiche che producono questi indicatori socio-economici di importanza per vedere come si modificano e come si può agire. Certo, quindi diciamo vanno affinati, cioè vanno integrati e affinati metodologicamente, sì, per inserirli nel flusso, sì, sì, del lavoro. Sì, 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 sì. Bene, grazie. Ringraziamo la professoressa Dagum che ha avviato oggi il ciclo di Lectio Magistralis presso l'Istat. Grazie, bene, professoressa. Grazie, buongiorno.